Mezza età, però un nuovo sondaggio ha diciamo rilevato che le persone diciamo in media non crede di essere di mezza età fino a quando non raggiunge i 47 anni, cioè la quarantina insieme la gente pensa che è di mezza età, ma il sondaggio ha anche chiesto alle persone ovvero di nominare i segni, di dire i segni per cui si sentono che stanno arrivando alla mezza. Per cui, allora, alcune delle risposte più comuni che gli americani hanno dato sono tipo emettere gemiti di sofferenza quando ti pieghi. Sì, anche la regolata. Quello è un segno. Ecco, quando scegli il comfort nel tuo modo di vestire rispetto allo stile che va al momento. Cuando tú te pones ropa confortable. Bueno, eso soy yo. Mira, yo soy joven, pero yo soy así ahora. Yo de yo soy joven, pero de bebé yo estoy así. Pero de bebé soy como. A mí no me importa el estilo. A mí me importa. Ya. Yeah, okay. Next. Yo soy un bambino. Okay. Rendersi conto che hai dei colleghi che non sanno cosa sia una cassetta. No comment. No commento. Ma non preferisce non commentare. No, le cassette audio, le audio cassette. No, tu sai che sono tutta un po' viejo. Se tu te cai in frente di gente e loro non empiezan a reír, tu también. Pero si tú te caes enfrente de gente y se pone asustado, like, ay Dios mío, ¿qué pasó? Sí. Ya tú estás poniendo miedo. Papá, no dice. Ya tú estás. Questo secondo me è il sito più importante, quando cadi in mezzo a della gente e la gente guarda e ride, vabbè, vuol dire che sei ancora giovane, ma quando cadi in mezzo della gente e la gente comincia, oddio, cosa è successo? Aiutiamolo, si preoccupa. Lì vuol dire che sei diventato tutto. Probabilmente io ancora sono una teenager, io sono una teenager perché i miei limiti ancora non li conosco. Seguramente tu eri un teenager, hai parlato solo